Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 8, seconda fase del club della scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante era Giuseppe Fascilla, che aveva pronosticato Nizza Strasburgo gol finita 1-0 perdente e Olympic Lyon Tolosa over 2,5 finito 5-1 vincente. Poi abbiamo Andrea Campese, Huesca Siviglia x2 over 1,5 finito 2-1 perdente. Poi abbiamo Genoa Frosinone 1 finito 0-0 perdente. Poi abbiamo Cosimo Di Viccaro, che aveva pronosticato Napoli Juventus gol finito 1-2 vincente e Milan Sassuolo over 1,5 casa finito 1-0 perdente. Poi abbiamo Angelo Di Corato con Augsburg Dortmund 2 finito 2-1 perdente e Cannes Paris Saint Germain parziale finale 2-2, primo tempo 0-0, secondo tempo 1-2, dunque perdente. Poi abbiamo Francesco Buono, che aveva pronosticato Bayern Leverkusen Friburgo 1 finito 2-0 vincente e Stoccarda Hannover 1 finito 5-1 vincente. Andiamo avanti, abbiamo Cosimo Colucci, che aveva pronosticato Wolfsburg Werder Brema 1x over 1,5 finito 1-1 vincente e Spal Sampdoria gol finito 1-2 vincente. Poi abbiamo Carlo Rizzi con Lazio Roma gol finito 3-0 perdente e Marsiglia Saint-Étienne 1 finito 2-0 vincente. Poi abbiamo Giuseppe Di Benedetto, Lilla Dijon 1 finito 1-0 vincente ed Empoli Parma gol over finito 3-3 vincente. Successivamente abbiamo Fabio Crudele con Real Madrid Barcellona multigol 2-4 finito 0-1 perdente e Atalanta Fiorentina multigol 2-4 finito 3-1 vincente. Infine abbiamo Vito Antonio Rizzi con Cagliari Inter 2 finito 2-1 perdente e Real Sociedad Atletico Madrid x2 over 1,5 finito 0-2 vincente. Allora, i partecipanti che passano il turno sono Fascilla no perché ne ha persa una, Andrea Campese no perché ne ha perse due, Cosimo Di Viccaro no perché ne ha persa una, Angelo Di Corato no perché ne ha perse due, Francesco Buono passa il turno, Cosimo Colucci passa il turno, Carlo Rizzi no perché ne ha persa una, Giuseppe Di Benedetto passa il turno perché le ha prese entrambe e Fabio Crudele e Vito Antonio Rizzi non passano il turno perché ne hanno perse uno. Dunque, solo quelli che sto che elencherò adesso, che sono Francesco Buono, Cosimo Colucci e Giuseppe Di Benedetto, solo questi tre, sotto questo video, devono pubblicare con un commento 7 pronostici a testa delle partite dei campionati principali come Francia, Spagna, Inghilterra, Germania e Italia Serie A Serie B, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 8 a lunedì 10 marzo. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico delle 7 partite entro domani, martedì 5, alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro domani o commentate una partita pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non parteciperete alla terza fase di questo gioco del club della scommessa numero 8. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!